Regina dell'anima mia, regina dell'anima mia, quanto è bello chiamare Maria. Regina delle vocazioni, regina dell'anima mia, regina dell'anima mia, quanto è bello chiamare Maria. Regina delle missioni, regina dell'anima mia, regina dell'anima mia, quanto è bello chiamare Maria. Regina della pace, regina dell'anima mia, regina dell'anima mia, quanto è bello chiamare Maria. Regina dell'anima mia, quanto è bello chiamare Maria. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Al termine di questo momento di preghiera, il nostro ringraziamento va alla Madonna. Pensando lungo il tragitto, pensavo a questa parola, mamma. Quante volte sulle nostre labbra, fin da bambini, sorge questo bellissimo nome, mamma. Ma mi sono fatto una domanda. Chi sono le mamme? Che cosa sono le mamme? Mi veniva in mente quel passo del film, che forse sicuramente voi avete visto, Marcellino pane e vino. Marcellino era stato cresciuto con i frati del convento e non conosceva né padre né madre. Ma una volta al paese si festeggiava la festa della mamma. A Marcellino gli dissero, devi fare gli auguri alla mamma. Ma Marcellino, tornando al convento, chiese al padre priore, Padre Priore, ma chi sono le mamme? E il Padre Priore disse, vai in chiesa e vedi lì c'è la Madonna, lei è la tua mamma. Ma sapete bene che Marcellino parlava col Cristo dell'altare maggiore. E parlando col Cristo dell'altare maggiore, Gesù gli disse, Marcellino ti vedo triste, ma perché? E dice Gesù, ma mi dici chi sono le mamme? E Gesù gli rispose, Marcellino, le mamme sono coloro che danno, danno sempre. Le mamme sono coloro che piangono, piangono sempre. Piangono per l'amore dei loro figli, fino a quando non diventano grandi e non diventano realizzati della loro vita. E Marcellino gli dice, allora Gesù, le mamme diventano anche brutte. E Gesù gli dice, no Marcellino, le mamme non diventano mai brutte, perché se anche sulle loro guance sorgono delle rughe, sono rughe spese per amore. Secondo me questa è la definizione per eccellenza di chi è che deve essere la mamma. E penso che Maria l'abbia incarnata con eccellenza, questo suo essere mamma
spesa solamente per amore. Allora, al termine del nostro pellegrinaggio che abbiamo fatto portando Maria per le nostre madri, per le nostre strade, a lei dobbiamo affidare tutte quante le nostre necessità. Questa sera, oh Maria, anche noi ti diciamo infinitamente grazie. Ti diciamo grazie perché ti sei fatta vicina agli ammalati, sii per loro sicurezza di vita e salute. Ti diciamo grazie questa sera per tutte queste mamme. Sono tue, proteggile secondo il tuo amore e aiutale nel responsabile cammino della maternità. Ti diciamo grazie perché ti sei fatta vicino agli uomini e ai lavoratori. Sii per loro sicura ancora di salvezza nel loro duro lavoro per il bene della loro vita e della loro famiglia. Dinanzi a te ti presentiamo tutti i ragazzi e i giovani che guardano al loro futuro, preoccupati e a volte senza certezza. Apri, o Vergine Maria, spalanca le tue braccia, li accogli sotto il tuo manto e guidali tutti nel cammino della vita, mano nella mano. O Maria, siamo tuoi. A te affidiamo questo popolo di Collerecchio. Da te, da questo popolo, sale il forte grido, più fervido di ringraziamento. Grazie Maria, grazie per i tuoi benefici. Ecco, adesso toglieremo la corona dall'immagine e poi Don Gianluca ci concluderà questo momento con la benedizione finale. E ringrazio il vice sindaco per la sua presenza. Non ho dimenticato gli abitanti di via Sant'Angelo, li volevo ringraziare alla fine dopo che avevamo fatto questo bel tragitto insieme lungo questa strada. Quindi grazie, perché ogni volta rendete sempre bella la strada dove portiamo l'immagine della Madonna. E grazie veramente ancora a tutti, che la benedizione che ci viene impartita possa arrivare in ogni famiglia, in ogni casa, in ogni circostanza per cui abbiamo pregato questa sera. Signore sia con voi. Con il tuo spirito. E per intercessione della Beata Vergine Maria di Fatima, dei Santi Giacinta e Francesco Marto, scenda la divina benedizione nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Andiamo, grazie a Dio. And
Bravo, te la sei fatta tutta qua. Come ti chiami? Matteo, bravo.